a bocca aperta. Scritto e narrato da Nadia Boico. Oggi a pranzo, sesso. Roma, la città eterna, dove amore e passione trasudano attraverso le strette e rumorose viuzze. Uomini e donne, sempre indaffarati. Tuttavia, lavorando o andando a fare la spesa, la maggior parte di loro ha però il tempo di pensare al sesso. Vi assicuro che con tante fantasie erotiche che frullano nella loro testa, si potrebbe scrivere un gigantesco libro di racconti erotici per tutti i gusti. A tal proposito, propongo di trasferirci alla trattoria Sapore da Mare, dove è possibile osservare un perfetto esempio di come si possa lavorare e fantasticare allo stesso tempo. L'oste è premuroso e attento al buon gusto, e il locale non molto conosciuto, se non tra una ristretta cerchia di persone. Il menù minimalista, ma con piatti piuttosto gustosi, soprattutto le bruschette. Molto popolari tra i clienti, tra cui il nostro protagonista. Un uomo di mezza età sedeva a un tavolo con le gambe incrociate, leggendo un settimanale mentre mangiava un panino accompagnato da una spremuta d'arancia. Alto, occhi scuri, dalle movenze lente e delicate. Un tipo alla mano. Un uomo che sapeva godersi la vita, un poeta a tutto tondo. Camminando, compiva dei salti leggeri che esprimevano tutta la sua eccentricità. Amava le donne, più di qualsiasi altra cosa nella vita. Traeva ispirazione solo ammirando la loro bellezza, ritenendo il genere femminile il miglior regalo che il creatore potesse avergli fatto. Pranzava in trattoria ogni sabato a mezzogiorno. Questa volta però sembrava poco interessato alla lettura del settimanale, fissando spesso dalla finestra, come se stesse aspettando qualcuno. Un giovane cameriere gli si avvicinò all'improvviso, tra le mani un bicchiere asciugato nervosamente. Allora, quando arriva? Chiese il ragazzo. L'uomo alzò elegantemente il braccio e guardando l'orologio rispose: Dovrebbe arrivare presto. Ancora un po' di pazienza. Il cameriere corse in cucina informando il cuoco, ma tradito dall'emozione alzò troppo la voce e la notizia giunse alle orecchie di tutti gli altri avventori presenti nel locale. All'ingresso della trattoria appare una ragazza tra i 25 e i 30 anni, con un vestito succinto e dei sandali rossi ai piedi, attirando l'attenzione di tutti gli uomini nel locale, compreso un ragazzo seduto a un tavolo con la propria compagna. Affascinante, alta, graziosa, con un sorriso seducente che ne esaltava la femminilità. Una dea dell'amore e della bellezza, la donna dei sogni. Aveva un fascino ipnotico e ogni uomo che non riusciva più a pensare a nessun'altra donna dopo averla vista, desiderava conoscerla più intimamente. Con una camminata sensuale, raggiunse il bancone bar, dove il giovane cameriere la stava aspettando. Ordinò un drink, qualcosa che potesse rinfrescarla in quel torrido mezzogiorno. Improvvisamente qualcuno le si avvicina alle spalle e un sorriso di gradimento le compare sul viso. Due grandi mani maschili le sfiorano i fianchi nudi, accarezzandole la pelle morbida,
fino a sollevare maliziosamente il vestito, e mentre è spinta leggermente in avanti, l'uomo le fa percepire tutta la propria virilità, strusciandosi contro le natiche. Gli occhi tradirono l'eccitazione, lasciando il cameriere sospeso tra lo stupore. Sempre all'improvviso appari. Sembrava mi stessi aspettando. Sussurrò la donna con un sorriso. Continuando ad accarezzare i fianchi, l'uomo di mezza età ribatté. Cara, non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di ammirare il tuo lato B. Ti stavo aspettando leggendo un giornale, niente di eccezionale. Ma tu mi hai illuminato questa giornata finora noiosa. Quando trascorrevano del tempo insieme, godeva l'inverosimile, non essendoci particolare di quel corpo femminile che non lo facesse impazzire. Non vedeva l'ora di farla gemere. Nel frattempo il cameriere, a metà tra l'imbarazzato e l'eccitato, le serve il drink che aveva ordinato. Senza mai distogliere lo sguardo da quella presenza sublime, fantasie erotiche iniziano a animarsi nella sua immaginazione, oltre a qualcosa di duro sotto i boxer. L'eccitazione del ragazzo era imponente. Immaginava di sentire quel corpo tra le sue mani, proprio lì dietro quel bancone, mentre la dominava. Una fantasia audace, che lo spaventava e stuzzicava allo stesso tempo. Che fortuna il misterioso cliente, con questa donna che merita le migliori attenzioni. Pensava il ragazzo, mentre riforniva distrattamente il frigo con le bevande. In pochi minuti la coppia si allontanò, lasciandolo in un misto di delusione e eccitazione, immaginando come potesse proseguire quell'incontro. Appena arrivati a casa di lei, dopo esserci accertata di avere ben chiuso la porta, iniziò subito a spogliarsi, con fare provocante. Per leggere e ascoltare di più, iscriviti alla mia pagina Racconti Erotici in Patreon.